sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, qual vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Cari fedeli, questo passo del Vangelo si divide nettamente in due parti. Nella prima il Signore preannuncia la sua passione, morte e risurrezione. Nella seconda invita tutti a prendere su di sé la propria croce ad imitazione del Maestro. Tale il Maestro, tale il discepolo. Il Signore Gesù mette in evidenza quello che è il piano di Dio nei suoi riguardi. Dovrà essere rifiutato, condannato e messo a morte. Prefigura di Gesù è allora il profeta Geremia, di cui abbiamo ascoltato dalla prima lettura un passo molto bello. Egli è un profeta rifiutato dal suo popolo e anche per sé condannato a morte, anche se poi questo non avviene nei suoi riguardi. È figura di Cristo che viene rifiutato dai capi del popolo suo e messo a morte, ma è anche in qualche modo prefigura del discepolo del Signore Gesù. Geremia dice: «Il Signore mi ha sedotto». Ogni cristiano deve dire: «La parola di Gesù mi ha sedotto», e quindi, nonostante tutto, disposto sempre a seguirlo. In quel tempo Pietro e gli altri discepoli, come gran parte del popolo ebraico, si attendevano un Messia glorioso, potente, vittorioso, che avrebbe cacciato il dominatore della terra di Israele e ricostituito l'antico regno di Israele. E quindi, quando il Signore preannuncia la sua passione e morte, Pietro se ne scandalizza, lo prende in disparte e gli dice: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma il Signore Gesù scorge nelle parole di Pietro le parole di Satana, quelle stesse parole che Satana gli rivolgeva durante i 40 giorni passati nel deserto in digiuno e preghiera, e gli prospettava una via gloriosa, vittoriosa, mentre il Dio a Padre aveva stabilito per lui il passaggio attraverso l'umiliazione e la morte per giungere alla gloria della risurrezione. Ecco perché il Signore Gesù dice a Pietro: «Va dietro a me, Satana», perché scorge quelle stesse parole. Pietro non si rende conto di quello che dice. Gesù gli dice: «Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Gli uomini di quel tempo, cioè, che si attendevano un Messia glorioso, potente, umanamente vittorioso, e non umiliato fino alla morte, ma dopo la morte c'è la risurrezione.
Nella seconda parte del Vangelo, il Signore Gesù invita tutti a prendere su di sé la propria croce e seguirlo, e mette bene in evidenza l'importanza della salvezza eterna, della salvezza dell'anima. Che cosa avrà, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? Qui si intende vita eterna. Sarebbe una disgrazia. Potrà guadagnare tutto il mondo, ma poi perdendo la vita eterna, andando nella dannazione, sarebbe infelice per tutta l'eternità. Sono per noi parole ammonitrici molto severe, ma dobbiamo accoglierle con fede e fiduciosi nella potenza di Dio, ricordandoci sempre che se il Signore ci dà la croce, ci dà anche la forza per portarla. C'è un detto popolare anche qui delle Marche che dice: se il Signore ci dà la croce, ci dà la spalla per portarla, e vuol dire appunto che ci dà la forza, l'aiuto, il conforto, perché andiamo dietro a Lui, autore della grazia, della forza spirituale, del conforto spirituale. Non dobbiamo quindi scoraggiarci mai, andare avanti insieme al Signore, prendere la croce, offrire a Lui le nostre sofferenze, perché queste offerte a Lui con la sua croce sulle spalle ci purificano dai peccati, ci rendono graditi a Dio e ci aiutano a collaborare con il Signore per la salvezza dei fratelli e delle sorelle di questo mondo. Madre Santa.